Se il mondo che siamo costretti ad accettare è falso e niente è vero, ogni cosa è possibile. Scoprendo cosa amiamo, scopriremo tutto ciò che odiamo, tutto ciò che sbarra la strada ai nostri desideri. Il comfort non sarà mai comfort per chi cerca ciò che non è sul mercato. Un interrogatorio sistematico sull'idea di felicità. Recideremo le corde vocali di chi ha voce in capitolo, strapperemo i social symbol fuori dallo specchio, svaluteremo la moneta della società. Affrontare il familiare. La società è una frode talmente completa e venale che deve essere distrutta, in modo che il potere della memoria non ne ricordi l'esistenza. Laddove c'è un fuoco, noi getteremo benzina. Interrompere il corso dell'esperienza quotidiana e tutte le normali aspettative che porta con sé. Vivere come se qualcosa dipendesse davvero dalle nostre azioni. Rompere l'incantesimo dell'ideologia della nostra società consumistica, in modo che i desideri repressi di una natura più autentica possano farsi avanti. Dimostrare il contrasto tra come è oggi la vita e come potrebbe essere. Immergerci nell'oblio delle azioni e sapere che ci stiamo riuscendo. Saremo un'intensità nuova. Nella vita ci scambieremo amore e odio, vita e morte, terrore e redenzione, repulsione e attrazione. Un'affermazione della libertà talmente incondizionata che equivale alla totale negazione di ogni freno e limitazione. Ehi, nonno, che ci fai lassù? Ah, non saprei. Le serve aiuto per scendere, signore? No, credo di no. Che stupido bastardo. Non è peggio di noi. Lui è tutta azione e niente teoria. Noi siamo tutta teoria e niente azione.